Il carnevale dà quel senso di inizio della stagione turistica. Come amministrazione abbiamo sempre creduto che Taormina non può fare almeno del carnevale. Da subito abbiamo pensato di riportare questa manifestazione e da quello che sono le prospettive, tempo permettendo, dovrebbe essere una manifestazione di successo. Quest'anno è un anno pieno di grandi eventi. Noi come amministrazione intanto cercheremo di fare ripartire il famoso maggio musicale con i carretti siciliani, l'opera dei pupi, che sono feste tradizionali della nostra cultura. E in più ci sono degli eventi straordinari che riguardano impegni al Teatro Greco. Ci sarà Laura Pausini il 10 e 11 e forse riconfermerà altri due giorni. A fine maggio avremo Gianni Morandi e poi a giugno si parte con Taormina Arte, con manifestazioni anche là di grandissimo livello, malgrado i finanziamenti regionali si assottigliano sempre di più. Però noi siamo convinti che come amministrazione faremo la nostra parte. E poi continuando ci sarà luglio e agosto con tutti gli eventi che riguardano l'opera del maestro Castiglione e tutti gli eventi poi organizzati dai privati al Teatro Greco. Settembre è un settembre eccellente, stiamo lavorando per un settembre culturale dove ci sarà Tao Book, dove ci saranno anche poi le manifestazioni che riguardano le orchestre a plettro internazionali, e allo stesso tempo cercheremo di organizzare qualcosa di nicchia che riguardano magari piccoli spazi dove fare del teatrini oppure dell'operetta o della musica. Ottobre sarà un mese eccellente con diversi congressi e stiamo vedendo se ci sono le condizioni anche per novembre e dicembre con un discorso di prolungamento di spettacoli di Taormina Arte. Chiaramente il Salva Roma apre una maglia, perché quanto prima ci sarà il Salva Milano, poi ci sarà il Salva Torino, il Salva Napoli, il Salva Palermo. Quindi su queste cose bisogna fare grande attenzione e non cercare di guardare soltanto la parte politica, perché non serve a nessuno. Io capisco le grandi difficoltà che ha Roma, però sono estremamente convinto che Roma è nelle condizioni di potersi risolvere i problemi. Questa DASI a mio avviso ancora non è tanta chiara, perché poi dovrebbe essere la IUC, le solite cose che partono piano piano dicendo che sono magari una tantum per poi venire a essere riconfermati e quindi come sempre i cittadini devono pagare. E oggi con i tempi che corrono penso che in Italia si pagano troppe tasse, aggiungerne altre è veramente increscioso. Io sono per le province, io non riesco a capire perché bisogna levare il nome provincia regionale e mettere consorzi di comuni, con una confusione che non finisce mai, con tutto quel personale che poi non riuscirà a capire dove andare e dove non andare. La cosa principale non è tagliare le province, è tagliare tutti quei sottogoverni che non servono a niente e inglobarli nelle province. Allora in questo caso ci sarebbe meno confusione, più risparmio e più servizio al territorio.